Grazie Presidente, onorevoli colleghi, Governo. Ho ascoltato con molta attenzione ieri i vari interventi e vorrei replicare ad alcune osservazioni fatte dai colleghi dell'opposizione facendo chiarezza su alcuni aspetti che forse non sono chiari. Ma vorrei partire dalla forte critica fatta dalla relatrice di minoranza sull'emendamento 2.512 che riguarda le certificazioni dei beni mobiliari e immobiliari dei cittadini extra UE. La richiesta di questa documentazione non è una farsa e lo dico perché la questione la conosco bene. Io sono assessore alle politiche abitative nel Comune d'Arezzo e posso affermare con orgoglio che ad Arezzo nel 2015 è stato il primo comune in Italia dove questa regola è stata applicata ed è stata applicata al bando di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e vi posso garantire che le graduatorie ERP sono cambiate in maniera sostanziale. Gli italiani in graduatoria sono passati dal 45% al 76%. E non si tratta di discriminazione, ma di pura equità nei confronti degli italiani. E vi dico anche di più, nel Comune d'Arezzo governiamo in coalizione e questa politica, questa regola è stata accolta più che positivamente dall'assessore di Forza Italia alle politiche sociali, che ha applicato lo stesso criterio al bando per il contributo affitti. Quindi noi a livello nazionale governiamo in totale coerenza ai governi locali e questo emendamento ne è la dimostrazione. Al contrario, chi ha sollevato questa critica a livello locale lavora in un modo e a livello nazionale vota contro questo emendamento perché lo ritiene sbagliato e lo critica duramente. Ma parliamo di quota 100. Quota 100 non è un obbligo, quota 100 è un'opportunità data in più ai cittadini italiani. È chiaro che chi avrà voglia di continuare a lavorare, superata la soglia dei 62 anni, potrà tranquillamente continuare a farlo. E questa si chiama libertà di scelta e non obbligo. I colleghi dell'opposizione ci hanno accusato più volte, come ha detto la collega senatrice Catalfo, che questo decreto ha esclusivamente fini propagandistici in vista delle elezioni europee. Ma vorrei ricordare a chi non l'avesse letto che reddito di cittadinanza e quota 100 sono entrambi contenuti nel contratto di governo. E mi preme sottolineare, come hanno già fatto ieri i miei colleghi, che la Lega non ha votato la legge Fornero e ha sempre convintamente sostenuto che una volta al governo avrebbe modificato il sistema pensionistico. Però mi rendo conto che chi ha votato convintamente la legge Fornero, compresa Forza Italia, non possa sostenere quota 100 che vada a tutt'altra direzione. E mi preme risottolineare per la centesima volta che quota 100 non è uno spot elettorale, ma è un'ulteriore promessa mantenuta. E poi la storia della penalizzazione. C'è penalizzazione? No, non c'è penalizzazione. È ovvio che chi va in pensione prima avrà meno contributi versati ed è anche ovvio che avrà un coefficiente di trasformazione diverso. E quindi è altrettanto ovvio che la pensione avrà un valore differente. Penalizzazione c'era nella legge Damiano presentata nella scorsa legislatura che di fatti prevedeva una penalizzazione di 2 punti percentuali per ogni anno di anticipo. È anche stato criticato il periodo transitorio di 3 anni. Quota 100 è solo l'inizio di un percorso perché prima di pensare a una riforma strutturale del sistema pensionistico è indispensabile ridurre al massimo la forbice delle disuguaglianze create a causa della legge Fornero. Ma andiamo a numeri concreti. Vi dico questo numero, 67.738. Lo sapete a cosa corrisponde? Corrisponde al numero di domande presentate all'INPS nel pomeriggio di ieri. Ciò significa che nel 2019 ci saranno 23.910 dipendenti privati che andranno in pensione, 25.133 dipendenti pubblici che andranno in pensione, 5.250 commercianti che andranno in pensione e 5.442 artigiani che andranno in pensione. Ma sapete cosa vuol dire mandare in pensione le persone ad un'età conveniente? Significa dar loro la possibilità di fare i nonni e per noi della Lega il concetto di famiglia è sempre stato al centro della nostra attività politica. Sapete cosa vuol dire per una famiglia il supporto dei nonni? Vuol dire per tante mamme finalmente avere la possibilità di rientrare nel mondo del lavoro. E chiudo con un'altra, replicando un'altra osservazione fatta. Sull'alta percentuale di adesione a quota 100 da parte dei dipendenti pubblici. Come si è già detto più volte durante il concretezza, l'età media dei dipendenti pubblici è di 55 anni.
Quindi puntare sui giovani anche nelle pubbliche amministrazioni è indispensabile ed essenziale, perché nell'era della digitalizzazione il ricambio generazionale contribuirà all'efficientamento della macchina amministrativa pubblica. E chiudo dicendo che noi non stiamo creando esodati, ma stiamo creando il futuro. Grazie.